Ludopatia Latina, il podcast per giocatori nostalgici. Uffa, che noia! Ho Che cosa c'è? finito i compiti di latino e non so più cosa fare. Vuoi passare un pomeriggio con i tuoi amici, ma non sai che gioco scegliere? Esatto! Ti senti stanco della modernità e vuoi un brivido dal passato? Sì! Duodicim Scripta è il gioco che fa per te. Sembra complicato. Non preoccuparti, ci siamo qui noi per spiegartelo. Si gioca in due con 30 pedine totali, 15 bianche e 15 nere. Ogni giocatore ha il suo colore e tre dadi a sei facce. Ci si muove in un tavoliere a 36 caselle. Lo scopo è portare tutte le pedine fuori dal tavoliere seguendo un percorso in senso antiorario. Le caselle del tavoliere sono divise in tre file. Ci si muove solo nella prima e nella terza. Quella centrale è la base in cui il giocatore posizionerà le sue 15 pedine all'inizio della partita. Il gioco ha inizio quando il primo giocatore lancia i tre dadi che ha a disposizione. Come un gioco dell'oca! Ma attenzione! A differenza di quest'ultima, richiede una certa abilità mentale e di strategia. Infatti, il giocatore dovrà decidere se Muove solo una pedina, sommando il risultato dei tre dadi. Muove due pedine, una del nome uscito nel primo dado e l'altra secondo la somma degli altri due. Muove un massimo di tre pedine, ciascuna di un numero di caselle corrispondente a un solo dado. Il gioco finisce quando tutte le pedine di uno dei due giocatori riescono ad uscire dall'ultima casella del tavoliere. Attenzione, il gioco richiede la comprensione della lingua latina. Tenere fuori dalla portata dei bambini. I tavolieri del Duodecim Scripta, realizzati in marmo, sono stati ritrovati dove anticamente sorgevano luoghi pubblici di ritrovo, come taverne o fori. Un esemplare è conservato tuttora nella galleria epigrafica dei Musei Capitolini, risalente a un periodo compreso tra il III e il IV secolo d.C. È stato ritrovato nel 1877 da Rodolfo Lanciani, nei pressi delle terme di Diocleziano. A fungere da caselle per il tavoliere sono le 36 lettere della frase. Habemus in cena, pullum, piscem, pernam, paonem, venatores. Cacciatori, a cena abbiamo pollo, pesce, prosciutto e pavone. Alcune parole sono state modificate al fine di ottenere 36 lettere esatte, quante le caselle. Alla parola Habemus, ad esempio, è stata tolta l'H iniziale. Grazie per aver ascoltato Ludopatia Latina.